Buon pomeriggio da Paolo Sinibaldi. Si apre una nuova stagione, si apre la nuova stagione della pallanuoto, si apre con un nuovo campionato, la Serie A2, la Simply Sport targata per questa stagione, Human Gest. Comincia la Serie A2 da neopromossa contro un'altra neopromossa, scherzi del destino, fatto sta che oggi al Palapallanuoto delle Naiadi si affrontano la Human Gest, Simply Sport, calotta bianca, e invece con la calottina nera c'è la Roma 2007. Tutte e due lo scorso anno hanno vinto il campionato e adesso si ritrovano per la prima, per un vernissage di lusso davanti a un grande pubblico, perché oggi qui al Palapallanuoto c'è davvero il pienone, la gente di Pescara appassionata della pallanuoto non ha voluto far mancare il proprio affetto a questa squadra allenata da Ratko Stritov. Lettura delle formazioni: la Simply con il numero 1 Guetti, numero 2 Moscardino, numero 3 Faigis, numero 4 Mugnaini, numero 5 De Ioris, numero 6 Moracchioli, numero 7 Mazzi, numero 8 Provenzano, numero 9 Provenzale, 10 D'Aloisio, 11 Gobbi, 12 Giordano, 13 Magnanti. Allenatore, dicevamo, Stritov. Intanto sono partiti agli ordini dei signori Maurizio De Chiara e Gianfranco Bonavita di Napoli. E adesso un minuto di raccoglimento. Si comincia a giocare, leggiamo anche la formazione della Roma 2007 agli ordini di Angelo Lorenzini: c'è il numero 1 Bisegna, 2 Dantiglio, 3 Salvatori, 4 Gatto, 5 Muneroni, 6 Colosimo, 7 Rella, 8 Turco, 9 Muneroni, Gianluca, l'altro Muneroni era Andrea, numero 10 Rossi, numero 11 Botto, numero 12 Tomasic, numero 13 Rossi. E c'è già il primo gol, mamma mia che inizio, comincia Tomasic per la Roma, un gol a freddo. E allora cominciamo a coinvolgere anche qui al mio fianco Mattia Andreoli, che anche nella passata edizione del campionato di Serie B, in questo caso, ci ha fatto compagnia. Un inizio che Non è positivo, perché al primo tiro, alla prima azione, la Roma ha trovato subito il gol. Sì, buonasera a tutti. Niente, questo è quello che abbiamo visto dopo neanche 30 secondi di gioco, subito un gol. Però insomma, nella pallanuoto abbiamo imparato che non conta, insomma, la partita non è ancora iniziata, quindi c'è ancora tanto da fare e tanto da vedere. Quindi in porta c'è Francesco Paolo Guetti per via di un infortunio piuttosto lungo che sta colpendo il portiere della passata stagione, cioè Nico Petaccia, ma comunque Francesco Paolo Guetti è un ragazzo di buone prospettive che saprà sicuramente farsi valere. Mentre in casa Roma 2007 possiamo dire, Mattia, che in formazione ci sono diversi elementi di una certa esperienza, a cominciare da questo Simon Botto. Sì, Botto l'anno scorso era già nella squadra della Roma 2007 in B, è stato uno degli artefici della promozione, quindi adesso lo rivediamo quest'anno per cercare di far rimanere la propria squadra in A2, insomma. Gli addetti ai lavori sostengono che la Roma 2007 si è rinforzata tantissimo, la Simply Sport Human Gest ha un organico a sua volta profondamente rinnovato rispetto alla passata edizione. Si lotta e c'è già la prima espulsione.
Angelo Mazzi subito con l'espulsione. Vediamo un po' che cosa succede, perché c'è la prima superiorità numerica di questo incontro con la Roma 2007 che è in possesso palla e si gioca questo vantaggio, e c'è di nuovo il gol con il mancino, Muneroni, che va a fare subito il gol che regala l'1-1 in superiorità numerica. Non ha avuto apparenti grandi difficoltà Gianluca Muneroni in questo tiro, perché aveva la visuale abbastanza scoperta, poi lui è un mancino. Sì, ha avuto vita facile perché hanno azionato bene uno schema che lo ha lasciato da solo davanti alla porta, e quindi non ha potuto fare altro che buttarla in porta. C'è adesso un fallo anche per la Simpli, con Colosimo che viene mandato nel pozzetto, e quindi a sua volta è anche la Simpli Sport che si gioca questa chance importantissima, anche in questo caso con il nostro mancino, e parliamo di D'Aloisio. Mancino prima e mancino dopo, evidentemente in entrambi i casi le difese hanno patito molto questa inversione di braccio, no? Meno male che noi abbiamo un mancino molto forte, molto promettente come D'Aloisio. Sì, diciamo il gol d'esordio della Simpli Sport in A2, il gol d'esordio in A2 anche per D'Aloisio, che anche se è molto promettente, ma è un esordiente anche lui, e quindi insomma lascia ben sperare per lui e per noi. Molto importante questo gol, anche perché di fatto riapre una partita che ovviamente è ancora lunghissima, ma anche a livello mentale direi che regala un'emozione in più al Pescara, al pubblico pescarese, perché è il primo gol in Serie A2 di quest'anno anche per la nostra formazione, che mancava da tanti anni da questo importante campionato. Nuota D'Aloisio, la mette per Moscardino, che va a una conclusione forzata. Non va a questa conclusione, però il problema è che adesso c'è l'espulsione di Andrea D'Aloisio, e quindi è la Roma 2007 a godere di questo vantaggio. Un'espulsione diciamo che si poteva evitare, anche perché la Roma era in fase di ripartenza. Roma 2007 che vediamo come gioca male questa superiorità numerica, perché ha affrettato il tiro, e tutto a vantaggio della difesa biancazzurra. Non ha dovuto neanche intervenire sul pallone il portiere Francesco Paolo Guetti. Craig Figes, 33 anni, viene dall'Inghilterra, è stato per tanti anni il capitano della nazionale inglese di pallanuoto, uomo di esperienza alla corte pescarese. C'è curiosità, ancora un fallo, ma attenzione, ancora un'espulsione, e non ci voleva, perché per la seconda volta, la seconda azione consecutiva, la Simpli va a essere penalizzata con una espulsione parziale, scusatemi, per questa giocata che per fortuna non va. È Gianluca Muneroni che stavolta non trova la giocata giusta, però anche la Simpli deve stare un po' attenta in fase di ripartenza avversaria, perché non può continuare a collezionare queste espulsioni temporanee. Sì, l'espulsione è stata da ingenuo, e per fortuna loro non hanno saputo sfruttare bene l'occasione, buon per noi, però insomma bisogna stare attenti. Si alza il tifo del pubblico pescarese, del pala pallanuoto. Ha forzato il tiro Figes, che però ha cozzato letteralmente contro un
muro avversario. 2 minuti e 59 alla fine di questo primo tempo, che vede al momento la Roma in vantaggio. Ancora un'espulsione ed è Mugnaini che va stavolta nel pozzetto. Sicuramente tante espulsioni che gli arbitri stanno combinando, in particolare ai danni della Human Jazz Simply Sport. Ruota questo pallone, palla al mancino e poi è buono così per la Simply, perché questo tiro viene smorzato. Mattia, 1 su 4, diciamo che siamo stati graziati, però delle due l'una: o gli arbitri stanno attuando un metodo di arbitraggio di direzione molto fiscale, oppure bisogna stare più attenti. Sì, no, bisogna stare più attenti, e finora insomma quelle che ho visto c'erano tutte le espulsioni, e loro hanno un centrobo molto forte, evidentemente ci hanno preso in un momento un po', come dire, spiazzati, e quindi hanno guadagnato queste 4 espulsioni. Assolutamente sì. 2 minuti da giocare, questa azione non va. Quando parla Mattia Andreoli di centrobo molto forte, il riferimento è anche a un giocatore molto molto esperto, attenzione, che si chiama Simon Botto, ma adesso c'è il rigore e la penalizzazione che viene data a Faigis. Faigis con l'espulsione che non c'è perché c'è il rigore, ma il fallo viene comunque combinato e c'è purtroppo per la Simply il gol del numero 6, Federico Colosimo. 1-3 anche su rigore di questo Federico Colosimo, che lo scorso anno ha realizzato tantissime marcature nella Serie B. Mattia, troppo fallosi noi della Simply. Sì, troppo fallosi, anche se a mio avviso, come le espulsioni di prima, secondo me c'erano tutte, questo rigore non c'era perché l'attaccante si era girato verso la porta ma aveva la palla in mano, quindi sappiamo che con la palla in mano non c'è fallo, quindi... Però evidentemente l'arbitro ha visto qualcos'altro e ha fischiato giustamente. Guarda qui, adesso c'è anche per noi una espulsione a favore, con Simon Botto, di cui parlavamo poco fa per la sua grande esperienza in acqua. Poi c'è il gol, c'è il gol del nostro numero 11, Enrico Goppi. Ci voleva anche in questo caso una marcatura. Enrico Gobbi è un giovane, ci sono tanti giovani in questa squadra allenata da Strytov, bisogna avere anche un po' di pazienza, bisogna cavalcare l'entusiasmo per questa promozione in Serie A2. Enrico Gobbi, che stavolta si è fatto trovare pronto in un momento non diciamo decisivo, ma comunque già abbastanza importante del match. Certo, il momento era importante, però quello che mi va di sottolineare in questo momento è che la grande prova di carattere di Andrea D'Aloisio, che era difficile dare una palla così, insomma, e invece lui ha avuto il coraggio di farlo. Enrico si è fatto trovare pronto e c'è stato un bel gol, un bellissimo gol. Riparte l'azione da Francesco Paolo Guetti, che trova, e qui c'è una espulsione, un'altra a favore della Simply, con Gatto. Gatto è un altro giocatore molto importante della Roma 2007, è molto importante per la Human Jazz Simply che non ci sia in questo momento. Peccato, perché la palla che è partita dal braccio di Marco Mugnaini si stampa proprio sulla traversa della porta difesa da Claudio Bisegna. Siamo entrati negli ultimi secondi di questo primo tempo, peccato perché la Simply avrebbe potuto centrare il pareggio con questa azione. C'è un fischio dell'arbitro, ormai
devo dire che noi ogni volta che sentiamo il fischio degli arbitri siamo spaventati, che peccato, perché si erano, devo dire, coordinati abbastanza bene Guetti e Giordano. Giordano è il nuovo centrobuono di questa squadra, proviene dalla Bustino, ma la palla è schizzata via di un metro. Sì, si è fermato il tabellone, c'è un problema al tabellone elettronico. Che dire, Mattia, la Simply Sport è stata troppo fallosa, lo dicono le superiorità numeriche che abbiamo concesso, però complessivamente avrebbe meritato il pareggio in virtù di un paio di occasioni che per leggera imprecisione i ragazzi di Street of non hanno sfruttato. Beh sì, per il momento la partita è abbastanza equilibrata e il punteggio più o meno è ancora sulla parità, quindi il punteggio è giusto per la partita che stiamo vedendo. Intanto si deve risolvere il guasto temporaneo al tabellone elettronico, un guasto che ci sembra essere stato risolto. Ricordiamo anche gli arbitri che sono napoletani, sono De Chiara, un arbitro esperto di queste categorie, e il più giovane Bonavita. Si riprende a giocare, 22 alla fine del primo parziale. Turco ha la palla in mano, attenzione a Gatto, attenzione ancora quando la palla va al centro, perché c'è questo giocatore molto forte che è Tomasic. Un secondo e finisce il primo parziale, perché siamo sul 2-3. Certo che a giudicare anche dalla parte fisica, cioè dalla pesantezza di certi atleti in vasca, possiamo dire che la Roma 2007 ha un certo numero di chili, in quanto prima tu hai ricordato Simon Botto per la sua esperienza, per la sua classe, ma anche soprattutto direi questo numero 12 che si chiama Mislav Tomasic, che è colui il quale ha realizzato il gol di apertura dopo pochissimi secondi. Devo dire che è un ottimo giocatore. Sì, sono giocatori direi più esperti dei nostri ragazzi della Simply, e infatti loro li vedo un pochino più sicuri, mentre i nostri sono ancora un pochino, come dire, un po' ancora duri, meccanici, non riescono ancora a sciogliersi, anche forse per un po' di emozione, insomma la categoria è quella che sappiamo, abbiamo detto tante volte, però stiamo tenendo bene il risultato. Penso che i nostri ragazzi, anche se magari un po' più giovani e meno esperti, però spero che sapranno darci, insomma, delle belle soddisfazioni, e speriamo che la prima ce la diano oggi. Abbiamo qualche attimo di tempo, proviamo a rileggere i numeri dei nostri in calotta bianca, con il numero 1 Guetti, proviene dall'Abustino. Numero 2 Moscardino è un pescarese ma proviene dalla Visnova Roma. Il numero 3 è Faigis, ex capitano della nazionale inglese al primo anno a Pescara. Il numero 4 è Mugnaini, proviene dalla categoria superiore, dal Bogliasco. Il numero 5 è De Ioris. Il numero 6 è Moracchioli, anche lui proviene dalla Liguria, dal Sori. Il numero 7 è Mazzi. Il numero 8 Provenzano. Il numero 9 Provenzale, che lo scorso anno ha realizzato tanti gol in A2 con la Peyton Bari. Numero 10 D'Aloisio, numero 11 Gobbi, numero 12 Giordano che proviene dalla Bustino, numero 13 Magnante. L'allenatore è una icona della pallanuoto mondiale, Ratko Stritov, che è alla prima panchina della sua carriera, perché fino a pochi mesi fa giocava. È tutto pronto per ricominciare questo secondo parziale, che ricomincia dal 2-3 vantaggio Roma 2007, la squadra avversaria che si schiera con Bisegna, D'Antiglio, Salvatori, Gatto, Muneroni, Federico Colosimo, Rella, Turco, Gianluca Muneroni, che è il mancino che davvero è molto pericoloso, bisogna stare attenti a questo numero 9, poi Rossi, Botto, Tomasic e
L'altro Rossi che è Edoardo Giulio Rossi, mentre Alessandro Rossi è il capitano, l'allenatore è Angelo Lorenzini. Eccolo qui il fischio di Maurizio De Chiara. Non ce l'abbiamo fatta ad arpionare questa palla, ci è arrivato prima Gianluca Muneroni. Mi sembra che il cronometraggio non sia partito e allora ancora una pausa. Bisogna che si sistemi questo tabellone elettronico, che tra l'altro è bellissimo da vedere, però qualche problemino evidentemente ce l'ha. Questo è un tabellone che è stato inaugurato qui in questa piscina del pallapallanuoto un paio d'anni or sono, in occasione dei giochi del Mediterraneo, no? Ti ricordi quanto pubblico c'era? Ma se noi ci voltiamo le nostre spalle, lo possiamo fare noi, non lo può fare la nostra telecamera, c'è tantissima gente. Proviamo a contarli, no, non li contiamo, ma diciamo che saranno almeno 500 probabilmente, comunque sono tanti. Io ricordo l'ultima partita della passata stagione, quella della promozione in Serie B, vincendo contro la Basilicata 2000, ce n'era un po' di più ovviamente, però io ti dico la verità, non mi aspettavo così tanto pubblico per la prima di campionato. No, poi c'è da dire anche un'altra cosa, ne parlavo ieri con i ragazzi, che oggi c'è la partita della Pescara Calcio e molte persone insomma seguono la partita della Pescara Calcio, quindi ci si aspettava poche persone qui, invece grande pubblico. Purtroppo c'è questa concomitanza che è un problema non solo per la Simple Sport Pescara, ma per tutte le realtà tra virgolette minori, cioè che non siano calcio, che sono spesso costrette a dover convivere con i tanti impegni del calcio. E purtroppo c'è l'espulsione, ma arriva anche la grande parata di Francesco Paolo Guetti. L'espulsione era stata di Provenzano. Io direi che 1 su 5 la superiorità numerica della Roma 2007 non è una grande superiorità, e allora la Human Gest Simple Sport deve cavalcare questa incertezza della Roma 2007. Adesso mi sembra che su Davide Giordano ci poteva essere anche qualcosa. Ma poteva esserci rigore, insomma queste sono le occasioni che si possono fischiare oppure no, quindi stavolta non l'ha fischiato, magari andrà bene la prossima volta. Deve uscire Francesco Paolo Guetti e recupera palla ancora in difesa la squadra di Ratko Stritov. Si invola sulla sua corsia di competenza provenzale, poi Faigis, ancora Faigis che riceve, Duetta, e poi va al tiro la Simpli senza grandi risultati, perché Claudio Bisegna riesce a parare facilmente e riparte. La Roma con Colosimo, c'è un fischio dell'arbitro. C'è il fallo di Provenzale, devo dire molto contestato, perché c'è il rigore, il secondo rigore a favore della Roma 2007. Ci va Colosimo sul punto di battuta. Traversa piena. Se vogliamo fare un po' i patrioti, diciamo giusto così, perché il rigore non mi sembrava così solare, anche se sai, è sempre difficile sostituirsi agli arbitri. Sì, no, forse c'era un fallo prima, ma poi quando è stato fischiato in realtà secondo me non... Ecco, per esempio, questa è un'occasione in cui magari poteva esserci qualcosa e non ce l'ha fischiato, ha voluto pareggiare l'arbitro, ecco. Il rigore è fallito da Colosimo. Traversa piena. La Simpli può centrare il pareggio. Può centrare il pareggio. E arriva questo pareggio con la rete di Craig Faigis, molto importante, molto importante.
perché le partite di tanti sport di squadra, anche della pallanuoto, possono cambiare per degli episodi. Rigore fallito e pareggio della Simple Sport. Chissà, potrebbe cambiare il vento di questa gara che finora ha sempre visto la Roma 2007 in vantaggio. Non so Mattia Andreoli se ci crede, se lo spera oppure se ha delle sensazioni. Ma io ci credo, anche perché la partita è ancora aperta, poi magari in questo momento la Simple in rimonta, quindi magari ha qualche chance in più a livello psicologico sulla Roma 2007. Poi, come dire, nel momento del bisogno ci sono sempre gli anziani, tra virgolette, che magari risolvono, e questa volta Faigis ha dato il suo contributo. Esatto, che poi gli anziani, per quello che riguarda la Simple in vasca, sono solo due, cioè sono Faigis e Angelo Mazzi, che però non è al top della condizione, ancora non è al top della condizione, in ritardo di preparazione, lo sarà sicuramente in futuro, però da Mazzi la zampata te la puoi sempre aspettare. Espulsione a nostro favore del numero 10 Alessandro Rossi. Ci sono due Rossi, l'altro è Edoardo Giulio. Superiorità, è la quarta superiorità della Human Jazz Simple Sport. Eccolo qui Angelo Mazzi, lo avevamo chiamato prima. E non va, lascia partire subito questo tiro il nostro numero 9 Provenzale. Abbiamo una percentuale di 2 su 4, la percentuale avversaria è 1 su 5. Attenzione, perché lì davanti il centroboa Mislav Tomasic non ci arriva, però c'è un cambio ancora di palla. Palla che torna alla Roma 2007 quando mancano 4 minuti e 30 alla fine del secondo parziale. Pallonetto che grazia la Simple, pallonetto che colpisce la traversa e poi scende giù. Buon per la nostra squadra, il pallonetto era stato tirato da Yuri Dantiglio. 4 minuti ancora da giocare, c'è il pareggio della Simple davanti al pubblico di casa. Lotta adesso Enrico Gobbi, finisce il tempo. C'è un giocatore romano che chiede il cambio, è Alessandro Rossi, e sta per entrare Andrea Muneroni. Fanno fatica tutti perché la prima giornata è anche la giornata in cui si devono mettere a punto certi meccanismi e le squadre inevitabilmente non possono essere al 100% della condizione. Certo, poi un po' tutte le squadre vengono dal carico di preparazione dei mesi passati e quindi hanno tutti, insomma, un po' le braccia pesanti. Da Guetti a Provenzale, Angelo Mazzi raccoglie questa palla, guarda ovviamente lo schieramento dei compagni. Abbiamo una espulsione ancora, adesso pareggiamo le espulsioni e c'è anche il time out chiamato da Ratko Stritov. Intanto abbiamo pareggiato le espulsioni, questo mi sembra che nell'ottica di un equilibrio generale sia quello che poi succede spesso nelle partite di pallanuoto. Non voglio dire che gli arbitri contino i falli da una parte e dall'altra, però in genere vengono quasi alla fine equilibrati. Ora c'è il time out perché è una fase in cui non sbagliare sarebbe fondamentale. Sì, beh, adesso abbiamo raggiunto il pareggio, come hai detto tu, e sarebbe importantissimo, importantissimo andare in vantaggio. E abbiamo visto che con l'uomo in più andiamo abbastanza bene, con i dovuti scongiuri per il proseguo. E quindi Ratko Stritov ha voluto chiamare a sé i ragazzi per gli ultimi accorgimenti. Chissà anche le emozioni che sta provando Ratko Stritov. Dopo una vita passata in acqua, adesso si trova al bordo vasca a dettare i ritmi, i tempi, le tattiche, le strategie.
L'allenatore deve avere anche psicologia, non solo conoscenza dei dettami tecnico-tattici della pallanuoto. Stritov ha una bella panchina davanti, perché cominciare dalla Serie A2 non è male. Guardiamocela questa superiorità importante della Simple Sport. Palla da Aloisio, carica il sinistro. Forse poteva aspettare da Aloisio. Sì, poteva aspettare o addirittura tirare al primo passaggio che ha ricevuto, invece poi ha rifatto fare un giro e eccolo. Per fortuna che l'ha buttata dentro adesso. Adesso non doveva aspettare, vedi? Ed è il primo vantaggio della Simply Sport. Vai Human Gest Simply Sport con questo ragazzo che un attimo prima aveva oggettivamente sbagliato, come si può sbagliare in una superiorità numerica, un attimo dopo non sbaglia. Questo ragazzo ha la stoffa del, beh, non diciamo del campione perché non vogliamo esaltare nessuno, però del grande giocatore. Sì, io insomma lo conosco da tantissimo tempo e l'ho visto praticamente crescere. Posso dire che da lui si aspettavano tutti ancora un pochino di carattere e per il momento ha dato l'impressione che abbia acquisito questa capacità. Adesso penso che sta diventando un giocatore per davvero, insomma un pallanuotista vero. Se io ricordo che D'Aloisio anche nella passata stagione in Serie B si è preso più volte carico delle sorti della squadra. Per un ragazzo non è poco. C'è un'altra espulsione a nostro favore, viene espulso il numero 11, Botto. Simon Botto, atleta romano che ha, se non vado errato, origini sudamericane, credo, non vorrei dire una inesattezza. Vediamo! E questo è un gol importante. E sai chi lo ha segnato? Lo ha segnato sempre lui, D'Aloisio. Beh, si prende la responsabilità. Nella precedente superiorità D'Aloisio aveva fallito, ha segnato a uomini pari e adesso nella superiorità successiva non ci pensa due volte e tira. Stavolta il tiro è stato preciso, devo dire, fotocopia del gol fatto qualche secondo fa. Beh sì, confermiamo quello che abbiamo detto 30 secondi fa, nel senso che lui sta crescendo, è cresciuto e adesso ci auguriamo di vederlo in una categoria superiore magari. Vedi com'è l'equilibrio, c'è l'espulsione a favore della Roma. È stato chiamato Moscardino a rientrare nel pozzetto e adesso affidiamoci alla nostra bravura difensiva. Para molto bene Guetti, è un grande intervento quello di Guetti e c'è l'espulsione a nostro favore. Il numero 3, Salvatori, poco fa aveva sbagliato la superiorità numerica, poi evidentemente per frustrazione ha fatto anche fallo, è stato espulso. Palla per noi, sarebbe importantissimo andare ancora avanti. Da Aloisio, vediamo come viene giocata la palla al nostro numero 4 che c'entra la traversa, era Marco Mugnaini. Niente da fare, che peccato. Che peccato, ci fermiamo a 3 su 7. Mentre, attenzione a questi dati perché un significato ce l'avranno pure, la Roma 2007 ha 1 su 6, esclusi i due rigori perché le espulsioni sono quindi 8 a favore della Roma 2007, la squadra allenata da Angelo Lorenzini. Parte il tiro di Roberto Gatto, fuori misura, colpisce giusto la parte alta della traversa, ma non possiamo parlare di una grande occasione per i capitolini. Mugnaini, possesso palla che cede adesso a Marco Moscardino che ha cercato un pallonetto francamente velleitario, cioè poteva cercare altre soluzioni. Bisogna stare attenti adesso, scusami Mattia, perché vedi com'è il gioco.
Vedi com'è il gioco, palla persa e rete avversaria di Colosimo. Non si può sbagliare così, ma se non altro perché concedi un contropiede alla squadra avversaria che non se lo fa ridire due volte, senza voler colpevolizzare ovviamente il ragazzo che ci ha provato. No, certo, il tiro è stato sbagliato senza dubbio, però c'erano gli estremi per il rigore a favore della Simpli, perché il portiere ha vistosamente abbassato la porta e questo da regolamento non è consentito, quindi rigore non concesso e gol subito. Ma io ho avuto anche l'impressione che il pallonetto fosse fuori misura, te lo dico dalla nostra visuale. Sì, questo senza dubbio, però comunque il portiere... Regolamento è regolamento, certo. No, è un vero peccato perché effettivamente sul 5-3 si poteva chiudere in maniera diversa. La seconda frazione, che però è tutta a favore della Simpli Sport, un secondo tempo complessivamente molto buono con un parziale di 3-1. No, diciamo che forse nel primo tempo ha subito un po' di emozione la squadra di casa, nella ripresa mi sembra che abbia preso un po' meglio le misure, ma deve comunque fare attenzione a certe piccole sfumature. Beh, senz'altro, devono ancora lavorare tanto, devono arrivare le partite più dure, questa è una di quelle, e insomma questo è uno scontro diretto. Loro, come hai detto tu prima, sono due neopromosse, sono tutte e due squadre che cercano la salvezza a fine stagione, quindi la prima partita è già un pronti via, nel senso che è già un dentro fuori, perché perdere lo scontro diretto per tutte e due è devastante. Quindi capisco l'emozione del primo tempo dei ragazzi della Simpli e capisco anche il blocco nel secondo tempo per i ragazzi della Roma 2007. Adesso vediamo l'altra metà di gara. Chi segue la pallanuoto sa che non sono i primi due tempi a decidere, ma sono sicuramente quelli finali, perché la pallanuoto è uno sport di grande fatica, è uno sport in cui quando poi la fatica comincia a renderti più difficile i movimenti e anche il pensiero del cervello, allora escono fuori davvero i più forti. Carichi di lavoro per entrambe le squadre. Noi sappiamo che Streetoff ha fatto una grande preparazione basata molto sul nuoto. Sì, basata molto sul nuoto, anche perché come abbiamo visto in acqua ci sono più o meno quasi sempre le stesse persone, poi lui alterna dei cambi nei momenti di bisogno, però insomma ci sono giocatori che riescono a giocare anche in una partita tre tempi o qualcosina in più anche, quindi hanno bisogno di un carico di lavoro grande, molto elevato, per cui è chiaro che adesso magari sono un pochino induriti, hanno le braccia pesanti. Si sta per concludere la pausa tra il secondo e il terzo tempo, siamo sul 5-4 a favore della Human Gest Simpli Sport Pescara. Vediamo anche la situazione falli, caro Mattia Andreoli, perché vediamo tanti ragazzi atleti con un fallo, mentre dall'altra parte c'è Simon Botto, dalla parte romana, con due falli. Simon Botto che oggi, bisogna dire, a mio giudizio modestissimo, non ha finora sfornato una grande prestazione. Lui in genere, soprattutto in categorie magari inferiori come la Serie B, fa la differenza. In A2 è un'altra storia. Beh, è un'altra storia, è un'altra categoria, non è solo un cambio di categoria, è un cambio di categoria dalla B alla A, insomma iniziano ad esserci giocatori importanti, pesanti, esperti, per cui lui magari in Serie B riesce a fare veramente la differenza, però qui è un giocatore tra virgolette come tanti, anche se è sempre un buon giocatore. Si può partire?
Eccolo qui, il via di De Chiara, l'altro arbitro invece Bonavita. Primo parziale 2-3, secondo parziale 3-1. La somma ci dice che è la Simply Sport che sta conducendo il risultato per 5-4. Ma si entra nella fase topica di questo match, cioè si è superato il giro di boa e c'è il gol del giocatore più micidiale che i capitolini abbiano in organico, e mi riferisco a Federico Colosimo. Federico Colosimo che ha lasciato partire questo tiro, poi è stato anche un po' fortunato, diciamo la verità, perché la palla ha toccato contro il portiere della Simply Guetti ed è andata in rete. Se c'è un giocatore che in Serie B faceva la differenza e probabilmente la fa anche in Serie A2 è proprio Federico Colosimo. Sì, è un buon giocatore, ha un bel tiro e poi insomma anche lui la sua quantità d'esperienza. Situazione di parità, si eleva il più possibile Marco Mugnaini per tirare, c'è la replica del portiere avversario Claudio Bisegna. Mazzi soffre ma recupera questo pallone dentro, che peccato, che occasione che ha avuto la Simply Sport con Moracchioli. Beh, da qui sembrava facile, mi rendo conto che lì diventa tutto più complicato, però se la poteva giocare un po' meglio. Sì, ma probabilmente la colpa non è tutta sua, nel senso che quei tiri non sono tiri ma sono deviazioni, quindi il passaggio doveva partire leggermente più teso e lui doveva semplicemente deviare in porta. Andrea D'Aloisio all'impostazione di questa nuova offensiva della Simply. Provenzale Mazzi. Tira Mazzi. Forse voleva sorprendere la difesa avversaria, ma in realtà ha trovato immediatamente il braccio del difensore avversario. Gatto lotta con D'Aloisio, la palla va in mezzo, si lotta in maniera feroce, davvero feroce, tutti contro il centroboa avversario. Tomasic alla fine ha la meglio, la squadra pescarese. D'Aloisio guarda il posizionamento dei compagni, forse potrebbe, dici di no? Stavo vedendo quasi il braccio che si caricava e mi pare che ci sia il rigore con la penalizzazione